Ciao a tutti, oggi siamo al centro Osaka, dove c'è il mercato ittico. Però non entriamo oggi. Invece di mercato, entriamo supermercato. Questo supermercato è un po' particolare, perché vendono più per grossisti. Però tutti possono comprare. La quantità di tanti prodotti è grande. Proprio così, anche salsa vendono così. A volte noi veniamo a comprare qualcosa qui, però non sempre. Quindi oggi vediamo come dentro e poi confrontiamo quello supermercato normale e questo. Che lasciateci commenti anche la vostra opinione. Ok, andiamo. Allora, vedete anche questo carrello? È già grande così. Eh sì, grandezza. In Giappone sono rari questi grandezze. Centro commerciale sì, però supermercato normale sì. Vedete? Diciamo che la frutta e la verdura sì. È un po' più normale come quantità. Ma non costa tanto, no? Che vedete, è tutto grande questo. Poi kiwi, anche 350 yen. Non costa tanto. Sì, quello caro è caro, però così normale. Che vedete, quello... Cavolo, hanno messo bene, no? Sì. Quanto è gigante questo, sì. Cavolo? Sì, verza. Questo è proprio gigante. Come chiamate questo? Credo sia verza. Noi chiamiamo Hakusai questo, mangiamo tanto. Sì. Anche quanto è gigante Daikon? Daikon, sì. Dopo prendiamo. Sì. Vedete, è così, è gigante. Mia faccia è lunghezza 1,50 m, quindi questo è 2 metri. Pesante, eh? Sì. Come Sakura. Ah, vedete? Questo è bambù. Buon prezzo, non è male così, no? Sì, vedete quanto è gigante. Purtroppo del bambù alla fine mangi veramente poco. Sì, diventa un po' più... Sì, purtroppo sì. Però vabbè, buono. Buono. Perché sempre quello di made in Cina costa poco, made in Giappone sempre è caro. Così 1400 yen va bene. Anche proprio mettono così e stile proprio fruttivendolo, stile vecchio così, proprio. Carino così. Cioè. Queste sono patate mai viste in Italia, sono buone. Le devi saper cucinare, altrimenti si sente il sapore della terra se non le cucini bene. Anche non si lava bene. Però in Italia non le ho mai viste. Anche questo secondo me. Questo vi abbiamo fatto vedere già tante volte. Tororo. Non è questo anche, nanohana. Questo... Facciamo tempura anche con salsa di soia, come spinaci. Però i miei genitori che adesso sono in Giappone le hanno assaggiate e hanno detto che hanno il sapore delle rape, come le cime di rape italiane. Quindi come sapore, proprio anche l'odore quando le cucini è quello. Sì. Sembra che anche quello che mangia... uccello, no? Buona, mi piace questo. Poi questo è molto particolare, è verdura di Okinawa e si chiama Goya. Non so, esiste anche in Italia o no? Mai vista. Questo è proprio io. amaro. E si cucina con carne, uova, anche moyashi. Però buono. Ma per bimbi magari troppo amaro. No, per bimbi non è un sapore per bimbi. No. Proprio amaro, forte. Sì. Già io faccio difficoltà se ce n'è tanto. Poco sì, lo sopporto. Anche fave. Ah, c'è questo cavolofiore. 200 è poco. Buon prezzo, sì. E guardate i fagiolini in che quantità. Già questa quantità è grande. Solitamente le quantità sono molto molto meno di queste. Sì. I fagiolini. Questi sono piselli. Pomodorini, guarda. Pomodorini un po' caro in Giappone. Sì, l'estate scende un po' il prezzo. Però comunque è caro, perché così 200 yen. Ma 1,10-20 euro, ma magari sì. In euro adesso va bene, perché adesso euro è forte. Però pensate, tipo 1,100 euro. Valore è così, più o meno. Quindi calcolate così. Poi melanzane ciccionissima. Sì, in Italia tutte così sono. Ah sì? Sì. In Giappone ce ne sono tanti. Sì. Anche daikon questo, c'è scritto piccante. Piccolo, carino questo daikon. Per un mochi. Poi asparagi, anche quello bianco. Bianco, è tanto tempo che non mangio. Poi noi mangiamo tanti funghi. Vedete questo proprio. Questi ci sono proprio sempre, tutto l'anno in Giappone. Che kawaii. Poi vedete questo signore che ci ha fatto vedere. Peperoni colorati. Carini, no? Piccoli in Giappone. Sì. Paprika, quello c'è, però questo è proprio quello piccolo. Ah. Sì. Si chiama piman. Ce ne sono due. Ah, piman questo. Però uguale, no? Con paprika. Sì. Buono. Vedete, questo è bambù e hanno già cucinato, però quello cinese. Perciò 300 yen, così poco. Però anche
se compri quello devi fare tu così. Il procedimento è un po' lungo. Ma non è difficile. No, non è difficile, sono un po' lungo. Poi aglio di aomori. Vedete che quantità. Già iniziamo con le quantità. Poi noi mangiamo sempre tanto zenzero. Anche buono. Di là l'ho visto più chiaro. Sì. C'era più sì, chiaro. Sì, tanti tipi. Anche questo, non so se l'altra volta ve l'abbiamo fatto vedere, questo si chiama gobo ed è una radice croccante, molto dura come radice, buona. Poi in Giappone abbiamo patate normale, poi patate dolci, tutto mangiamo l'anno. Proprio tanto. Però solo questo benissimo. Tipo solitamente, l'altro quello arancione che ogni tanto si trova in Italia è difficile. Poi questo è il Rencon, sì. Così. Ah, così attaccato, tutto attaccato. Sì. Sempre vedo solo i pezzettini. Sì, così, no? Sì, come così. Rencon anche a me piace moltissimo, però ho sentito più di un italiano dire che non è piaciuto Rencon. No? Sì, proprio dipende dai tuoi gusti. Peccato. A noi piace tanto, eh. Questo è prima. Ah sì. Quello verde. Questo è proprio fabbrica, standard piccolo, questo sì. Colore. Quello è quello di prima, cara prima. Wow, questo sì. È lungo, lungo. Ma carino questo prima. Poi pomodori. Ma questo non costa tanto. Ah, questo è sconto. 130 yen. Ah, prendiamo. Meno dopo. Di un euro, così. Buono. Sì. Buon prezzo, sì. Prendiamo. Poi fungicida che in Italia è carissimo, no? Lo vedete? È così. Belli 400 yen, 2 euro 50. In Italia 20 euro, no? Grandi, buonissimi. Arrostiamo e mettiamo un po' di sale. E io anche metto ponzu, salsa agrumi, più salsa di soia, diciamo. Proprio assaggiate. Spettacolo. Poi hanno pulito aglio, però made in Cina, perciò costa poco. Poi tutto spinaci, sta roba. Anche questi, vedete. Si chiama kaiware. Anche vedete come hanno messo qui? Sì. Spugna. Che è diverso da questo. Questo, questo e questo sono tre tipi diversi. Sì. Questo è un po' più piccante. Vedete? Prezzemolo, questo? Italian parsley. Sì. Prezzemolo italiano che sì. Vendono. Proprio scrivono Italian sì. Parsley, sempre. Così, tutti. Italiano, sì. Così. Ma è vero, è diverso il gusto comunque. Il sapore sì, è diverso, eh? Sì, sì. Poi sedano, anche 200 in bova, anche funghi, e questo è anche buono, quello di thailandese, baby corn, no? Sì. Questo è buonissimo. E siccome adesso è periodo quasi dei sakura, perché siamo inizio marzo, quasi metà marzo, vedete, vendono i fiori. Sì. Ovviamente non li trovate tutto l'anno. No. Tatamene. Otsukuri no. Kirena. Questo per, non per mangiare, per decorare piatti. Detto così, bello. Questo è taberu. Otsukuri, osashimi. Shoyu. Narodo, narodo. Shoyu no naka de happa dake ko chirashite. Hai. Wasabi joyu de otsukuri to shite. Dakara konnan wa zenbu kore mo taberu. Taberu yatsu desu ne. Zenbu yakumi. なるほど、あ、薬味としていけるんですね。だから生も昔の人は生もあんまり食べたらあかんよけど、今食べてあげた。はい。だから昔の人はこういう薬味をつけて、生もも食べて、お腹くださいよ。ねえ。わさびもそれに近いんですかね。ああ。薬味。ああ。これは飾り。飾り。あ、わかりました。ありがとうございます。だからこれ消費税8%。うん。でもこれは食べられへんから。天ぷら。あ、天ぷらは。じゃない。大葉。大葉だけか。で、この辺はやっぱり薬味やから。そうな、鍋とかには使わないですよ。ポン酢とかとは。使わない。醤油と、もう刺身用とかですか。昔のその知恵やね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。solo per sashimi。ha detto giapponese di tanti anni fa, no? Non potevano mangiare tanto sashimi, no? Perché anche avevano problema. Quindi usavano queste cose per non far avere mal di pancia. Queste cose sono metodi antichi. Anche vedete quanto grande questo wasabi. Questo wasabi. È così, Però è economico. 6.000 yen. Così va bene, sì. 6.000 yen? 6.000 yen. Ah, 6.000 yen? E ho letto 500 yen, no, perciò ho detto economico. Certo che no. No. Perché vedete quanto è grosso così. 6.000 yen. 6.000 yen? Sì. Abbastanza. Questo
questo invece è piccantino, sono tipo foglioline, sì, è rossastro, quindi quando mangiate da qualche parte in Giappone, se ve lo mettono su, perché si mette su alcuni piatti, si mettono 2-3 foglioline, se non mangiate piccante mi raccomando toglietelo. Poi qui oba, però foglie shiso, no? Buonissima, anche tempura buona questa. Sì, i giapponesi mangiano più tanto queste foglie, vedete come sono. Anche crude le mangiate. Sì, sì, sì. E guardate i germogli di... Questo 40 yen. Di soia, che quantità. 20-30 centesimi. E il prezzo soprattutto. Sì. Quindi quando ho trovato in Italia 3 euro... Pacchettino piccolissimo. 20 sì, centesimi, ma in sì, Italia 3 euro, ma 3 euro, così. Però ho comprato comunque. Sì, sapore vabbè, di casa. Poi qui frutta. Ah, anche melone, un po' costa. Ah, vedete anche questo, come pompelmo. Sì, però giapponese. Sì, ma non è pompelmo, sì. Un po' sì, fresco, diciamo. E passion fruit, così. Di estero, anche dragon fruit di Thailandia, sì, Vietnam, sì, sì. Comunque è buona. Questa è l'uva, questo ogni tanto anche in Italia l'ho visto, sì, non proprio ovunque. Questo dragon fruit, a di Vietnam c'è scritto, è buono. Mele, mele in Giappone non ci sono tante tipologie come sì, in Italia. Sì, se vai a Omori tanto, tanto. E qui bevande, non c'è tanta scelta. Ah, vedi, anche qui è più grande. C'è. Però la grandezza sì, vabbè, però i colori delle mele, la qualità proprio della mela no, è più o meno sempre la stessa. Non sono diversi proprio. Ma dobbiamo tipi, andare a qualche supermercato. Tipo questa ad esempio non l'avevo mai vista dalle altre parti, questa sì, mela. Proprio chiaro colore. Poi banana. Banane. Poi tofu. Qui è poco. Vendono poco, no? Tofu, sì, solitamente molto di più. Forse si concentrano più su altri prodotti. Sì, sì, certo, perché non è supermercato normale qui, come abbiamo detto all'inizio. Anche questa è molto particolare giapponese, si chiama cognac. Magari voi conoscete, no? Cognac, nome. Però consistenza molto diversa rispetto a quella che si vende in Italia. Non so, non ho mai assaggiato quello italiano. È tipo secco in Italia, dry. Secco? Sì, e devi idratarlo come la pasta. Questo, vedete, blu, così, sì, Tutto... morbido così. Però se non sai cucinare questo, no, devi saperlo cucinare. Anche a volte c'è scritto quello non hanno fatto niente, devi mettere acqua bollente se no puzza. Comunque è buono. Poi sì, sempre pulugna, vedete, mi piace un sacco. Magari chi guarda anime, queste cose qui o film l'avrà sicuramente visto. Ume boshi chiamano anche, c'è chiama, liquore, si chiama umesh. Quello anche buono, eh? Sì, dolce. Sì, poi questo è kimchi, quello coreano. Kimchi, natto. È buono. È il cibo preferito di Sakura. Anche mio. Poi formaggio. Ah, vende un po' qui. Quello occidentale. Sì, qualcosina. Italiano no, francese. Francese. Ah, italiano, parmigiano reggiano, c'è. 125 grammi, 800 yen, quindi 5 euro. Ma sì, vabbè, però comunque c'è per di il Giappone, vabbè. Sì, ai giapponesi dura un anno questo pezzo di formaggio. Usiamo di più, tipo così, sì, no? Già pronto, sì, con tante ricette. Poi yogurt, tutto uguale, questa cosa. E panna, è un po' diverso, no? Sì. Perché noi vendiamo così. Sì, solo fresca. Sì. E oppure massimo tipo quello americano, no? Psh! Sì, sì, così, sì, panna spray. Solitamente usiamo questo. E poi latte come vuoi, uguale, no? Però grandezza è così. Sì, in Giappone non c'è il latte quello a lunga conservazione. C'è solo il latte in frigo. Io non ho mai visto il latte a lunga conservazione fuori frigo, sì, in infatti Giappone. Quando sono andato in Italia non sapevo la differenza, no? Il latte intero, ci sono tanti tipi, ma che differenza? Perché non hanno messo nel frigo, tipo così, no? Sì, sì. Ma io non mi fido, tipo così. Non sapevo perché. Perché sempre così in Giappone. Sì. Un po' di confusa, eh. Poi un succo. Questa è un'azienda molto famosa giapponese, sì, Kagome, sì, sì, fa tante cose oltre ai succhi di frutta. Buoni. Poi così, ramen, noodle, vendono tutto così. Vedete, questo potete fare sia yakisoba
Anche ramen. Ramen, sì, vedete. Sì, tutto. E poi in base a come vi piacciono, se più sottili, più spessi, potete scegliere. Questo è particolare, yuba. Ah, buono. Yuba è quando fai tofu, è proprio superficie, no? Sì. Fanno questa cosa, buonissimo, morbido e poi proprio saporita. Sì, a me piace molto. Buono, buono. Anche questo è dashimaki. Già fatto, buono. Sì. Questo è meglio che facciamo noi. Sì, sì. Questo è dashi, quindi è brodo già pronto. Tipo quando volete mangiare udon o soba, se non avete tempo di farvi brodo. Poi guardate, dietro di me vedete tante cose grandi, perché fino a qui è come supermercato un po' normale. La parte grande è tutto lì, quindi vediamo dopo. Prima vediamo qui. Vendono anche questa cosa, congelati. Come quando lavoravo al ristorante di sushi, arrivava un pacco così proprio, uguale. Sì. Sì. Con questo poi possiamo fare proprio. Beh, vabbè, se qualità è buona, anche surgelato va bene. Beh, c'è un po' di tutto. Sì, anche pesci. Ah, questo, cazzo congelati. Cazzo, quello che compriamo sempre. Questo è buono, no? Proprio buono, a me piace, insomma. Queste sono proprio tipiche giapponesi, no? Queste caramelle. Sì. Sempre si vedono negli anime. Si chiama Kompeto. Vedete questa forma? Sì, sì, sì. Poi qui è parte di pesce, però secondo me è poca roba, perché ormai è un po' tardi, ma sì. Vediamo. Ah, vendono mozuku. Buono. Ah, questo Takashi impazzisce per questa cosa. Alghe. Ma come posso spiegare mozuku? Sono delle alghe molto sottili. Però non esiste in Italia, no? Io mai mangiate in Italia. Solitamente Okinawa proviamo tanto questo. Con l'aceto, quindi sono acidule. Sì, sì, sì. Buono. Però costa un poco. Sì, comunque polpo, salmone, anche tonno. Tonno. Però congelati questi. Anche questo polpo è di Hokkaido. 20% off. Un tentacolo gigante. Sì. Poi orata. Capesanti. Gambero rosso. Buono. Buonissimo. Si può mangiare crudo. Poi questo calamaro sicuramente anche buono. Un po' caro, no? No, perché è buono. Quello di Aomori. Anche non è congelato. Ah, questo è di Ireland. Magro tonno. Irlanda? Irlanda, sì. Ma congelati anche questo. Questo proprio sembra carne, no? Sì. Questo è stranissimo, questo pezzo. Di Spagna, anche congelati. Strano questo pezzo. È otro, no? Ah. No, però non c'è scritto otro. Però parte toro, sembra. Perché tantissimo. Sì, sembrano proprio delle bistecche di carne queste. È pesante questo. Wow. 5.000 yen, sì. Ma 5.000 yen così grande vabbè, non è male. Sì, sì. E poi tutti i vari pezzi. In Giappone spesso il pesce si vende anche così intero. Sgombro così. Noi mangiamo spesso sgombro. Però molte volte, soprattutto nei supermercati, gente preferisce comprare così. Sì. Già tranci. Così vedete, sempre vendono supermercato, sgombro questo. Così viene consumato molto di perché più così. Così basta che mettete nel forno e sale, è già pronto, è buonissimo. Sì, purtroppo pesci quasi sono finiti, però abbiamo fatto video di mercato. Qui di fronte. Sì, quindi chi ancora non ha visto andate a guardare dopo. Poi questo è un po' particolare, noi mangiamo tanto, si chiama shishamo. E poi arrostiamo e dentro c'è uova, è buono, eh? Sempre questo pesciolino, eh? Sì, nell'altro video del mercato ittico ci avete spiegato che in Italia adesso è illegale mangiare questi pesci e pescarli. In Giappone invece è proprio un alimento tra quelli base dei giapponesi, mangiano un po' tutti, anche i bimbi. Questo è anche particolare, si chiama Eihire, pinne di razza magari, razza, non so, questo, come chiamate voi? Credo si chiamino razze, però non sono molto esperta. Sì, questo è proprio come calamari. Mari secchi, questo stesso tipo, mangiamo così, è buono. E questi invece sono gamberetti, gamberetti piccolissimi, questi un po' come i pesciolini, anche, dai. Sì, usiamo anche per okonomiyaki o takoyaki, mettiamo dentro l'impasto così, saporito. Poi vediamo carne qui. E questo è carne di wagyu, 2000 yen. Bistecca proprio. Guardate com'è marmorizzata. Sì. Però 257 grammi, non tanto. Però anche prezzo non è esagerato. No, no, no. Vedete, è tutto così, Buona sembra. Sì.
molto. Wagyu è sempre, vedete la differenza? Sì. Tanto grasso. Quindi morbido, però se mangi già 3-4 fette sei pesante, sì. Però la consistenza quando mangi è proprio diversa. Scioglie. Sì, si scioglie in bocca. E per fare sukiyaki shabu shabu è meglio questo. Mm. Però invece bistecca dipende. Dipende dal tuo gusto, sì. Sì, esatto. Questo gigante. L'onza 8.000 yen. Ma magari chi deve cucinare il ramen sì. può comprare un pezzo del genere. Voglio fare con questo bistecca. Questo. Però 12.000 yen così va bene. Perché bel, Wagyu bel pezzo, sì. Sicuramente al ristorante ti danno un ventesimo di quel pezzo quando dici. Ma quando facciamo un barbecue, boom! È quello americano. Così, buonissimo, Quello che compriamo noi sempre. È più o meno questo prezzo, quindi guardate è molto diverso, 500-600 yen. Vabbè, è sufficiente. Poi come vi abbiamo spiegato già altre volte, usano farla sottile la carne e a pezzettini, soprattutto perché loro non usano coltello e forchetta quando mangiano il cibo giapponese, usano le bacchette. Quindi in questo modo non hanno bisogno di tagliare la carne, possono mangiarla più facilmente. Anche semplicemente ci sono tante ricette proprio con questa carne che possiamo fare, perciò. Ah, questo! Ah, meglio la che non tocco questo, sì. La lingua, sì, che la noi lingua. Mangiamo tanto lingua di bovino. Ma anche in Italia tanto. Si mangia? Sì. Però non voglio tagliare questo. Qui c'è anche tutta la parte congelata. Sì. Pollo, anatra e poi tutto organi di bovino. Gyusuji, quindi... Degli spiedini di carne di bovino. Sì, di però... Organi interni, parte interna. Sì, parte interna, sì, di bovino. Mm. Buono, Maiale costa meno qui. Sì. Vedete, così è già 500 yen, poco. Che noi facciamo chashu, chi gli piace il rame, carne di chashu possiamo fare con questi. Sempre facciamo, anche in Italia. Sì, abbiamo fatto un po' di volte anche in Italia. È uscito buono, Sì, e provate a farlo. Vi lasciamo la ricetta in descrizione, guardate. Poi filetto, pancetta, lonza. Tanti tipi. Meno, qui è proprio, costa poco, non carne. Vedete, solitamente sempre piccoli bocconi. Sì. Solitamente costa di più. Sì. Anche pollo costa meno. Cos'è? L'onza! L'onza di maiale! Quanto è gigante! Però non costa tanto. Perché è di Messico. Non è di Giappone. Quello normale, grandezza. Quello, guardate! Come il mio braccio! 5 kg! Sì, per ristorante. Tutto grasso qui e poi mochi. Povero. No, questo è pollo così. Grande questo pollo. Sì, però 2500 yen non so se vale la pena o no. Anche vedete, noi anche mangiamo anche organi di pollo, no? O anche cuore, questo a me non piace tanto, però si mangia popolare. Anche fate il nabe con queste cose, no? Sì, però non pollo, quello di maiale o quello di bovino, sì. E poi carne macinata, qui poco, no? Vendono poco carne macinata. Solitamente vendono proprio... Quantità grandi, sì. Poi gyoza. In Giappone si vende così proprio, gyoza, no? La sfoglia per fare gyoza? Sì. Già fatta a cerchio. Questo è wonton, come shumai. Ah, buono sì, anche però questo. Però più o meno è uguale. Sì. E poi harumaki. Questo, buonissimo. Questo forse si trova anche in Italia. Sì? Forse sì. Perché sono diventati famosi questi. Ok. Poi filetto di maiale di Canada, quindi non costa tanto. E poi... carni già ham. Sì. Quello che facciamo è come questo, però questo è già fatto. Però c'è tanta roba chimica, diciamo. Sì, non sappiamo. Quindi che... noi sempre facciamo da soli. Poi il nostro salsiccia... è come così, come wurstel. Sì. Noi chiamiamo salsiccia così. Ma c'è quello come italiano, però proprio carissimo. Questo è comune. Normalmente noi compriamo così salsiccia e poi mangiamo in mattina, tipo arrostiamo così, oppure facciamo un pezzettino e poi facciamo già riso saltato, tipo così, e mettiamo
con tante ricette. Devo dire che questa marca non è male. Ciao Esse, però caro, più caro però più però buono. Però sapore non è male, sì. Buono. Soprattutto noi scegliamo questo perché comunque c'è, sì, c'è chimica, però meno roba rispetto all'altro. L'altro è proprio tanto, quindi meglio che non mangiate. Solo quando necessario. Questa è una cosa che a me proprio non piace, non riesco a mangiare. Salsiccia di pesce, questo è per me. Quando ero piccola mangiavo tante proprio, buono. In Giappone è popolare. Fa un po' impressione, francamente. Perché sembra un po' puzza di pesce. Pesce, perciò a te non piace. Ah, dei prosciutti. Ah, bacon. Sì, quello di Miyazaki è quello giapponese, buono. Ah, anche sì, questo. Sembra buono questo, no? Questo pancetto sembra buono per fare carbonara o amatoriciana o di Canada. Sì. Da vedere non sembra male. Questo non lo so. Ah, vedete? Ah, vendono qui salsiccia un po'. Ah, sì. Ah, no? Sì. Come vostro? Sì, sì, sì. Ma sembra di Messico, simile. Quindi non so. Poi vedete, che anche questo è normale. Per fare hot dog così, gigante. Sì, sì. Poi questo American Dog si chiama buonissimo. Dolcino questo. Poi... Qui, guarda, come fai a portare questa panko, cosa? 10 kg di panko. Pane grattugiato? Pane grattugiato. 10 kg. Questo è un chilo così. 10 kg. Ma un chilo ancora si può... Non ho mai visto 10 kg, no? 10 kg. Tipo, vedete, è così. È il peso di Sakura. Però sembra più pesante. Ah sì, è pesante. No, magari... devi portarlo con il muletto. Con questo prendiamo 5 galline. Anche questo qui, tutto grande. Questa panco pure. Questo non l'ho mai visto. Pastella fritta. Così gigante, no? Questa la mettono nell'okonomiyaki, nei takoyaki. Sì, sì, sì. Ah, vedi, questo è normale. Sì. Grandezza così, diverso. Grande. Proprio interessante, no? Questa cosa. Divertente. Ah, vedete? Iniziano salsa. Questa salsa di soia, Gigante. Sì. Questa, diciamo, è la dose che vendono solitamente al supermercato. Sì, questa grandezza, grandezza normale. O questa qui per cucinare. Sì, vedete? Così. La salsa di soia per i giapponesi è un po' come l'olio per noi. Sì. La usano ovunque. E vedete qui anche ci sono tante salse, perché noi osakanesi usiamo tante salse per tante ricette, tipo okonomiyaki, takoyaki, yakisoba, e usiamo salse diverse. Perciò vedete, c'è salsa di okonomiyaki, salsa di takoyaki, salsa di yakisoba, no? C'è il tutto. Il frigo si riempie solo con le salse. Sì. Anche infatti nostra casa, dentro frigo ci sono tante salse. E noi ne usiamo poche rispetto a noi. Perché tu non mangi. Sì, perciò ne abbiamo poche noi rispetto a quelle che solitamente. Eh sì, anche, vedi, anche questo è di cuscatsu, anche quello di piccante, c'è tutto, eh. Poi questo è aceto, aceto di riso solitamente, anche aceto per sushi. Ah, questo è, sì, aceto balsamico di Modena. Hai visto? Proprio italiano, no? Quanto costa? Oh! Questo 20 euro, questa marca 20 euro, non so se è buono o no. Invece questo 6-7 euro, vabbè. Per essere un prodotto importato, vabbè. Sì, sì, sì. E poi qui tutto farina, anche hot cake mix. Anche hot cake mix, questo è buono. Poi tutta la roba per il ristorante, sì, questo il è negozio. Per l'olio bento, quindi per il cibo da sporto. Anche per i cartoni della pizza sembra questo. Per i cartoni ah, della sì, pizza. Ah, sì, sì, sì. Pizza box c'è scritto. Ah. Gigante. E poi per 20... 500 euro. E poi detersivo, tutto questa cosa. Anche i detersivi per me è interessante, perché io queste quantità mai viste al supermercato. Sì. Guarda questo della candeggina. Ah, sì. Mai visto così ciccione, sempre quello piccolo, no? Poi vedete qui tutto salsa, come dicevo io, no? Sì. Questa salsa yakiniku per la carne, tutto così. Qui versione tutto grande, quello di okonomiyaki. Poi questo aceto, mirin, anche sake per cucinare. Anche mirin per noi è molto comodo, sì, perché usiamo proprio tanto. Sì. Quindi questa grandezza così, e poi paghiamo un po' di più, però vabbè, meglio. E il mirin si usa questo praticamente in tutte le ricette, come sì, la salsa sì, di sì. Salsa di soia, mirin, sake e dashi. Sì. Questi sono i quattro
ingredienti fondamentali se vuoi cucinare giapponese. Sì, non ammiri, anche sì, un po' si può sostituire con zucchero, però vino e zucchero. Un po' sapore cambia. Sì, mirin, con mirin sapore più buono. Allora, vediamo qui. C'è pasta. Sì. Gigante. Quanti chili questo? 5 chili. 5 chili. Questo non conosco. Ferrara. Napoli. Bronzo. Bronzo linguine. Napoli. Mai visto. Ma perché Ferrara? Però no? Le penne, yatta. Sempre non 5 si trovano. 5 chili, tantissimo. È 2500, quindi... Non è poco, 250 yen, 500 grammi. Un po' meno del supermercato. Sì. Poi questo, anche gigante. Allora, non è italiano, quindi... Per voi, proprio no grazie, no? No, dipende, uno deve sempre provare almeno una volta. Sì. Ah, Barilla, cioè, Barilla, wow, cioè, 5 chili. Gigante. Però sì, c'è un po', dai. Per no, la maggior parte... De cieco. Questi spaghetti sono a metà. Ah, sì. Guarda. Magari. Spaghetti half, sono c'è scritto proprio. A metà questi spaghetti. Anche un chilo de cieco, 627, non è male. Però Viviana ha notato una cosa. Qui esiste spaghettini, ma in Italia non esiste, no? Non lo so, mia madre ha detto che non ha mai letto spaghettini. Magari esiste. Hanno un altro nome, quello capellini, sì, tipo così. Fateci sapere se esiste o no. Poi macaroni, noi usiamo tanto per fare grattan. Mi sembra buona questa tipo di pasta. Sì, sì. Anche vedi? Le conchiglie. Beh, c'hanno questo, qualcosina, ce l'hanno, le farfalle. Sì. Anche sempre Ferrara questa pasta. Rigatoni. Ma conoscete questa marca Ferrara? Io non so. Sapere. Noi non l'abbiamo mai visto. Sì. Poi in Giappone noi usiamo tanto dressing per insalata. Quindi infatti, non solo le salse. Nell'altro video ho spiegato. Appena sono arrivato in Italia, primo giorno, quando sono andato al supermercato, sempre cercavo dressing, dressing, dressing. Ma dov'è dressing in questo supermercato? E ho chiesto com'essa, ma in inglese, no? Excuse me, where is dressing? Ma che dressing? Tipo così, no? Non capiva nulla. E poi, ma basta, per me era così. Ma perché non capiscono dressing? Infatti, voi non usate. No, perciò non capiamo. Il nostro dressing mia è l'olio d'oliva. Sì, vedete? Tutto dressing qui. Questo da mettere dentro l'insalata. Sì, vedete tutto, dressing, dressing, sì, dressing. Venite, venite, venite. Qui, vedete, così tanto, Sì, 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 sì. Dressing, 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 anche dressing. Anche questo dressing, noi alla fine dressing non usiamo mai. Poi, dovete sapere, noi abbiamo rubato nome d'Italia. Italian dressing. Quello che non esiste, no? Anche French dressing. Sempre... Vi dico, Italia, Francia, questi due nomi per noi è tipo wow, no? Per marketing si usa tanto, C'è di tutto. Ah, c'è scritto proprio Italian dressing questo. Sì, la cipolla, al mentaico, yuzu, c'è proprio di tutto. Sì, sì. Però buono, Soprattutto questo, salsa di sesamo, a te piace, no? Sì, questo sì, questo sì, mi piace molto. Ah, questo potete portare in Italia, comprate qui, vedete, così, per voi magari... Se vi piace, sì, tanto avrete modo di assaggiarla sicuramente in Giappone, in tutti i piatti. Togliete un action figure e portate uno di questo. Poi vedete questo. Ma è stato gigante, non l'ho mai visto così. Questo è quello che in Italia usiamo per le pizze, il pomodoro, questi barattoli così sì, del grandi. Del mondo italiano o americano? No, non credo sia italiano. Allora, americano. Però questi, anche nelle pizzerie in Italia li hanno questi barattoloni. Sì, anche in Giappone, maionese, sempre mettiamo qui dentro. Sì. E poi solo basta così, così è comodo. Voi avete barattolo, no? Sì, di vetro spesso. Wow, qui è curry, questo, curry powder? Sì. Gigante, non l'ho mai visto così. Il sogno di Takashi. Perché vedi, solitamente quello che troviamo al supermercato è questo, perciò mio sorpreso questo. Vedete la differenza? Non finirà mai. Curry powder. Takashi diventerà vecchio e avrà ancora quel barattolo di caribelle, sì, gliela racconterai. 5 terza generazione, sì. Questo è di caripauta di nonno. I miei nipoti diranno, questo,
Wow, peperoncino. In Giappone si vende solitamente così, tagliamo. Oppure è proprio intero. A rondelle. Così c'è, però poco. Polvere? Sì. Ma in Italia tanto. Sì, in Italia la maggior parte è polvere, se no pezzi proprio. Oppure si chiama ichimi. Il nostro è, si chiama ichimi, così sì. Secondo me è diverso sì, il tipo di frutto. Vedi? Questo. Caro? No, più che... sembra proprio... paura, pauroso. E poi qui pepe e tutto questo roba. Ah, sesamo, sì, sesamo già sbriciolato. Ah, qui è per cibo vietnamese, anche Thai. Sì, comunque hanno un po' di varie cucine, non hanno solo prodotti di cucina giapponese sì. Qui. Questo è italiano, però caro, sì. Duecentien caro. Questa fiamma famosa? Fiamma vesuviana. Ah, olio dell'oliva 9000 yen. Ma neanche questo è extravergine. 9000 yen. Eh no, se non hanno scritto non sarà extravergine. Ma adesso quanto costa in Italia olio dell'oliva? Dipende. Anche è aumentato, no? Sì, sicuramente. Sì, prima costava proprio poco, 8 anni fa, quando ero in Italia. Sempre trovavo pochissimo, però qui. No, adesso secondo me è aumentato anche in Italia. Ma qui solitamente 10 euro. No? 8, 9, 10 euro un litro. Fatemi sapere in Italia quanto costa. Invece il giapponese tanti usano così quando cuciniamo. Però adesso tanti hanno notato che con olio di oliva è meglio, no? O l'altro olio è meglio. Perciò compriamo, però comunque è caro qui. Poi ci sono tanti noodle qui. Da idratare. Questo è come la pasta, sì. Bisogna metterla nell'acqua fini, calda. Fini, fini, quindi solo cucinate un minuto. Se cucinate troppo diventa non buono. Poi soba, udon, somen sempre così, però soba e udon anche ci sono freschi, come era diciamo pasta fresca, no? Anche forme sono diverse. Sì, no? Poi salsa di sesamo qui, è tutto salsa, vedi? Demigrass sauce, questo è per hamburger, buona. Anche meat sauce, spaghetti meat sauce. Proprio tanto, eh. Anche questo Koya Dof. Buonissimo Koya Dof. Sì. Vedete, se andate così, a Koya San, assaggiate. Sicuramente ve lo cucineranno sì, se mangiate secco. A Koya San. Buono, buono, buono. Se metti acqua diventa morbido, sì, no? come spugna. Sì. Si prende tanta salsa, tanto brodo, quindi saporito. Questo è invece daikon. Sì. Daikon secco. E questo guardate. Queste sono alghe salate, combo salate. Sì. E noi spesso facciamo l'insalata di cavolo con questo. Cavolo, shiokombe e poi olio di sesamo. Poi mischiamo. Sì. Quindi non dovete mettere il sale, dovete solo mettere un po' di queste. Sì. E mangiate il cavolo crudo, buonissimo, sì. Assaggiatelo per credere. Anche questo ha osanori, alghe, secco. E usiamo tanto anche per okonomiyaki sopra, così mettiamo. Poi alga nori, tantissimo. Quante alghe. Questa cosa se comprate qui, fate attenzione a portare in Italia. Se schiacci basta, eh. Li distruggono. Sì. Però vendono tipo in questi contenitori qua anche, così. So, adesso non è questo il caso, però vendono anche dentro dei contenitori così, che quindi è più difficile che schiaccino. Allora, anche dovete togliere un altro action figure per quello. La vita è fatta di priorità. Wow, consomme anche gigante così. Sì, questo è brodo vegetale. Poi tutta questa cosa è brodo, ma noi non usiamo tanto. Brodo di pollo. Questa Knorr c'è anche in Giappone, questa sì, marca. Sì. Ma non è giapponese quello? No, però americano. C'è anche in Giappone. Poi tutto questo qui è dashi. Questo solitamente usiamo... Ah, questo è misto, saba e yuashi. Ah. Sardine e sgombro. Sì. Usiamo per dashi, brodo. Poi katsuobushi è come troviamo sempre, così. Però gigante, pacco. Poi quello funghi shiitake, così. Quello è Cina, quindi sì, costo diverso perché cinese e giapponese, così è costo diverso. Poi mochi. Yatta, sì. Mochi solitamente si vende così, rotondo, piccolo, oppure così. Fette sì. Sottili. O grande, oppure così, così proprio... Rettangoli. Sì. Comunque è buono. Noi a mangiamo... me piace tantissimo, sì. Però non a tutti piace anche il mochi. No. Che comunque sono gusti diversi da quelli italiani. Sì. Anche mochi, sempre fate attenzione quando mangiate. Sì. Mangiate piano piano. Poi olio di sesamo così.
Poi questa è plastica, quindi è facile da portare. Olio di sesamo vi consiglio di comprare qui, buono, eh? Sì, costa anche, meno che in Italia. Sì, anche questa marca va bene. Olio, tutto olio. Ah, c'è Bosco! Questo ti ricordi, faceva la pubblicità in Giappone, diceva Bosco! C'è anche versione più grande sotto. Ah sì, Bosco! Poi qui ha tutta la roba con scatole, scatolame. Sì. Wow, tonno, così gigante! Sì. Solitamente questa grandezza. Sì. Hai di le olive. Olive non è male. Poi tante cose. Noi succede tanto terremoto, no? Quindi tanti comprano tipo così, perché scade 2025, dicembre. Quindi conserviamo cibo così. Per le emergenze, perché non puoi cucinare, mentre questo puoi mangiarlo direttamente dal barattolo. Senza cucinare. Ah, capperi. Poi miele. Un regalo per i giapponesi. Miele, anche buono, perché qui proprio carissimo miele. È quello di giapponese, diciamo. Quello di cinese, made in Cina, costa poco. Però quello made in Giappone costa tanto, quindi quello di italiano sicuramente saranno felici. Soprattutto io ero felicissimo quando Viviana ha portato così miele. Abbiamo finito in 2-3 anni. Però buona, Però in Giappone quella grandezza è veramente 200-300 euro. Hai visto quello piccolo e 4.000 yen così. Poi vedi? Questo è Asuki, fagioli di Asuki. Con questo facciamo così. Tengu. Grande, Mai visto pure questo. No. Ah, vedi? Ah, fanno questo comodo. Sì. Anche questo vendeva anche a Maya. È economico. Sì. È italiano. Ah, beh, questo posso prendere. Sì. Giacotti, facilissimo così. È tutto gigante. Questo anche ci piace tanto. Sì. Questi sono funghi. Enoki, si chiama funghi enoki. Mettiamo sopra il riso bianco solitamente, buono. Adesso sta mettendo canzone vecchio di Dragon Ball, perché sicuramente è morto. Dobbiamo, sì. Perciò sei diventato triste improvvisamente. Sì, perché ho notato, sì. Poi vedete quanto è alto qui, Sì. Come un po' magazzino, Solitamente come l'Ikea, non è così, sì, Ikea, sì, diciamo così. Perché solitamente non è così. No. Wow, zucchero. Zucchero, sale, sì. Però zucchero vero e zucchero finto, cioè, quindi fai attenzione. 30 kg. Sì, questo è finto. Invece, quando compriamo zucchero, sempre compriamo quello non è bianco, tipo così, quello vero colore. Oppure proprio questo, così. È meglio, no? Qui è ben, si vende tutte e due. Va bene. Perché chi ha il ristorante è più importante il prezzo, tutto questo. Magari anche gusto, non a tutti piace quello integrale. Può essere, sì. Poi qui tutto tè vendono. Ah, anche pistacchio, latte, tutto buono. Quindi qui più per dolciumi. Dobbiamo comprare io. Peanut butter. Poi questo supermercato interessante perché roba fresca, frigo, è qui. Sì. Anche frigo è gigante. Sì, freddissima quella dentro stanza. Fa freddo, Vediamo. Ah, questo io in Italia penso di non averlo mai visto. Ah, ice coffee? Sì, questo è caffè, si mette in frigo. Sì, sì. Così. Sì. Ah, questo? Gigante anche. Vedi, così. Se faccio così poi posso morire. Questo usiamo proprio anche sopra fragola, quello che non è dolce. Oppure senbei, quello cracca di riso, sottile, poi mettiamo questo e poi facciamo così. E poi buono. Non è buono. Lo assicuro io, non ha questo gran sapore. Però lui ha questa nostalgia di bimbo e gli piace questo sapore. Così io voglio fare proprio. Però non costa tanto, 1000 yen così grande. Sì, meglio. Vabbè, allora vediamo dentro frigo. Quando avrai 20 figli potrai comprare questo. Wow, già freddo. Sentito? Sì. E poi vedete tutto schemono qui. Povero chi lavora qui dentro. Ma questo anchovy, acciughe. Pasta d'acciughe.
Questo proprio c'è scritto italiano, perché sì, Italia sì. C'è scritto. Sì, sì, c'è scritto proprio in italiano. Anche così. Ma costa un po'. Prima volta che vedo. Ma penso che anche in Italia costa questo. Ah, questo dovete assaggiare una volta. I canoscheogra di, si dice così, calamari, però sotto fegato di calamare, tutto, no? Questi organi. E poi fanno così. Puzza, però buono. La roba puzza sembra buona. Viviana odio. Questo sembra buono. Sì, questo sì, takana. Però, sì, peperoncino. Ah. Ma comunque per te è troppo. Perché? Per 10 anni per finire per te quella grandezza. Poi noi anche vendiamo tanto questo... No? Succo di limone. Sì, in tanti ristoranti lasciano così. Anche quando ho assaggiato le ostriche, ti ricordi? Era tipo così, no? Beh, i limoni hanno un prezzo un po' proibitivo. Sì, sì, sì. Se... No, come Italia. Sì, sì, da consumare in grandi quantità. Il limone siciliano, proprio buono. Sì. E spesso c'è scritto proprio limone siciliano, sì, no? Sì, supermercato. Sì, 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 sì. Anche bevanda c'è scritto Sicilian Lemon. Ah, miso. Ma miso, guarda, in realtà non è... grande. Ah, questo aghe. No? Aghe miso? Viviana, mi piace buono. Tantissimo questo. Questo è tofu. Fritto. Sì. Solitamente mettiamo sopra sopa, udon, è buono. Buono. Vedi? Normale grandezza. Questo in bottiglia è comodo per usare. Sì, sì, sì. Però non sembra, un po' sembra liquido. Sembra liquido, sì. Ah, miso rosso anche c'è. Questo a me piace proprio tanto. Anche bianco è buono. Sì, io preferisco bianco, l'opposto siamo io e Takashi. Ah, latte anche. Ah no, quello è panna. Panna. Non ho mai visto panna come latte. Così. Sì. Questo è panna, non è latte. E questi spaghetti salada. Sì, questo è buono, A scuola noi abbiamo mangiato tanto proprio questo. Sembra la insalata russa, però con gli spaghetti dentro. Interessante. Anche vedete così, formaggio tanto. Buono. Filadelfia. Ah, Filadelfia c'è. Che burro. Questo è burro. Sì. Costa proprio piccolo. Tanto il burro in Giappone. Sì. Ah, qui proprio tanto, costa tanto rispetto al supermercato normale, stessa grandezza. Quindi se comprate stessa grandezza, magari qui non conviene. Sì, cose normali non conviene qui. Solo quello grande, come Costco, quello supermercato americano in Giappone, come quello. Sì, e lì anche vende sempre quantità. Sì, gigante, tutto così. E poi parmesano. Parmesano. Qui sempre tutto zucchemono. Sì, freddo usciamo. Sì, proprio freddo. Che cosa è questo? Cream cheese, così ci cade pieno. Poi questo, guarda, mozzarella, blocco di mozzarella. Ah, sì, 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 sì. Questo lo puoi tagliare a fettine. Se Danish, c'è... quindi di Danimarca. Se hai l'affettatrice come i salumi, puoi fare anche questo. Sì, io questo posso fare così. Così però se 8.000 yen, 8.000 quasi 500 yen. Perché così è pieno. Vedi, 2.3 kg. Ah, vedi, panna anche. Ah, sì, sì, se sì, sì. Noi sì, sempre sì. Facciamo con questo. Anche voi? Come patissier, quello francese. No? Noi usiamo questa sacca Posh. Ma questo no, formaggio questo però. Però non credo che si venda già così. Cheese, grandezza di formaggio, vedi? Guardate, tutto quadratini e grandezza diversa. Piccoli, piccoli anche questo. Sì. Difficile fare questo, no? Ah, mozzarella, quello che compriamo sempre, no? Più o meno, così. Si vedi, però costa qui. Quindi... Sì, sì. Wow. Molto diverso. Anche quello che mischia con riso. Questa grandezza no, Solitamente più o meno così, no? Grandezza. Quindi 5 volte più grande. Wow. Anche tutto liquido, alcolico. Sì. Roba congelati qui, tutto. Ah no, questo no, questo no, sì. Congelati? Sì. Anche questa vedete panna, quello che diceva prima Takashi. Sì, sì, proprio così. Casse di birra. Poi torta. Ci sono qui delle casse di birra. Ah, quello è noodle tutto. Ah, sì. Questo ad esempio, se leggete gli ingredienti bene,
Non è male, noi spesso compriamo gli udon congelati, sì. Sono molto comodi quando non hai molto da mangiare oppure vuoi mangiare velocemente. In più, se gli ingredienti sono buoni, non c'è nessun problema. Sì, perché solitamente, vedete, qui farina, sale, più qui amido, quindi con amido noi non prendiamo, c'è quello di solo farina e sale, sempre noi prendiamo quello. Per voi è un po' difficile, però magari con Google si traduce, vedere. Sì. Meglio senza amido, no? Anche poi quelli congelati. Poi patatine. Yeah, immancabili anche in Giappone. Sì. Anche si vende con bottiglia così, eh? Vetro, sì. Però in Giappone è più comune lattina, più comodo. Però guardate, questo gelato. Si può trovare nei supermercati ogni tanto, però le vaschette di gelato non sono così comuni in Giappone. Ah, vedete? Espresso frappe, espresso più ghiaccio e poi gusto di fiori di latte, milk. Ah, sì, buono. Anche Italian marron. Ah. Castagne italiane. Troviamo sesamo. Sesamo nero. Ci sarà. Però buono, mascarpone. Sicuramente ci sarà. Se c'è sesamo nero, sì. Yuzu anche c'è. Gorgonzola. Guarda, gorgonzola ice cream. Non l'ho mai visto. Ma poi 2500 euro. Francamente anche no, grazie. Ah, c'è. Crocomore, 1500 euro. Così gigante. Vediamo così, sesamo nero. Ah, di Australia. Ah, vabbè. 2 litri e 1500 yen, quindi 10 euro. A meno di 10 euro. Beh, comunque va bene, sì, ha voglia. Il problema è non sappiamo sapore. Ah. E poi non possiamo assaggiare piccolo piccolo. Quindi se compriamo intero dobbiamo finire tutto. Vabbè. Adesso siamo in tanti a casa, quindi possiamo fare. Poi vedete, gamberi. Ah, sì. Tutto così. Sembra buono. Wow. Anche c'è la spiegazione dei gamberi, hai visto? Qua. Che? Sì. Ah. C'è scritto, no? Tipo numero e significato. Poi vedete, carne. Questo è per fare proprio barbecue. E adesso voglio fare barbecue. Beh. E poi questo. Dopo questa giornata. Lo lasciamo a casa, uno. Così, sempre in cucina. Lasciamo questo e rotoliamo paradiso. Tra un paio di mesi. Paradiso. Una settimana finirà tutto. Poi in corridoio così. Poi alcolico un po' poco. Anche patatine. Tutta quella roba normale, diciamo, sì. È qui. Però sempre, vedi, patatine anche dimensione big, grande. Big bag. È un po', sì. Ah, poi whisky. Sì, comunque alcolici questa cosa è poco, eh. Bottiglione di whisky. Sì. Perché bottiglione hanno, di sake. Perché hanno concentrato più cibo. Sì. Cibo grande. Per ristoratori, per grossisti, meglio così. Più che altro per ristoranti, forse. Caramel popcorn, quello mio preferito. Se conoscete il posto dove si può mangiare bene in Italia, lasciateci commenti. Sì. Ah, c'è anche la Lind, guarda. Anche qui la Lind. Vediamo veloce questo frigo e poi alla fine vediamo riso. Qui tutto pure, come zuppa questa cosa. Buono! Ecco, questo per esempio sarebbe buono da comprare. Qui sono alghe nori, come dicevo io prima, la scatola. Sì. Poi questo, anche alghe nori, però mettiamo sopra riso. Come gelatina. Sì, bugnù. Però buono, saporito. Ah, questo è come quello che abbiamo detto prima, prugna, si vede bene qui. Così è buono, tutto congelato. Patate. E qui sopra un po' di cup nudo, di rame istantaneo. Però poca scelta. Sì. Ah, poi gyoza, tutto congelato. Buone. Anche vedi, renko. Sì, il fiore di, la radice del fiore di loto. Sì. Le carote già fatte a forma di fiorellino, guardate, edamame, fave sgusciate, sì, un po' di legumi, questa, più che altro tutte verdure sono qui, tutte verdure congelate.
anche mais, piselli. A questo curry di Aomori, Yokohama, Kanazawa, Kobe, Osaka, Hiroshima, Hakata, Kagoshima, Okinawa. Quindi tante città diverse. Interessante. Quello di Okinawa, sweet and spicy beef curry. Non so se è buono, no? Però sembra buono, sì, voglio assaggiare. Quello di Hiroshima, lemon cream chicken curry, perché limone è famosa Hiroshima. Hanno il design come i libri, le riviste, quelle dei viaggi. Sì, sì, sì. Uguale. Proprio, perché hanno fatto loro. In collaborazione. Sì. Poi vedete, tutti spezie qui. Anche shichimi, ichimi, questo noi usiamo proprio tanto. Poi tutto gigante. Sì, questi pacchi proprio giganti, sì. Anche questi su. Questo è buono, Norishio. Questo c'è il gusto di patatine, no? Questo Norishio. Sì, sì, sì. Alga sì, nori sì. Più questo sale. Sì, buonissimo. Vedete, anche potete mettere sopra patatine fritte. Buonissimo. Anche noi compriamo quello di curry e poi mettiamo sopra patatine fritte. Buonissimo, Tabasco, usano abbastanza i giapponesi il tabasco. Sì, poi versione gigante. Versione gigante, questa sì. È versione normale. Così. Figlio e papà. Ah, qui vendono roba congelata di pesci. Capesanti, sì, le ostriche, molluschi. Sì, anche vongole. Poi vedete questo cono gigante, no? Cos'è? Cono. Ah, uno solo? No, ah. Così però, tanto. 100, così tanto. Ah. Ma certo, non uno. Chi mangia gelato? Che ne so, voi uno, fate le cose strane. No, se uno è così, e allora quanto è grande il gelato, se con è così gigante? Devi fare così. Devi fare il bagno col gelato. Ah, anche tutto calamari qui, oh. Dobbiamo comprare. Iniziamo a vedere qui. Riso. In Giappone anche noi abbiamo, per caso di terremoto, abbiamo anche questo riso pronto. Basta che mettiamo dentro microonde e subito finisce. Ma anche in realtà così si può mangiare. Sicuramente caldo è più buono, però sì, vabbè, se lo mangi freddo puoi mangiare. Sì, non sì. Puoi lamentarti niente. Poi vedete, tutto riso. Ma qui non c'è niente di che, no? Come normale. No, grandezza sto dicendo. Sì. Non c'è tipo 50 kg, magari non si può portare. Sì, massimo 10 kg, così sì. È uguale. Sì, come supermercato. Sì. 10 sempre chili. Quando compriamo questo, come Bimbo. Sakura. Sì. E più o meno i prezzi sono questi, 10 kg dai 3.000 ai 4.000 sì, yen sì. Solitamente. Questo non è male come prezzo, perché 1.800 5 kg, perché noi solitamente compriamo 5 kg. Sì, il 10 kg è solo scomodo quando devi prendere il riso, sì, per solo per quello. Sì. Uno dei più usati in Giappone credo sia questa tipologia. Koshihikari si chiama. Questo tipo di riso. Sì, Koshihikari anche Akita Komachi. Tutto, anche Yume Pirika adesso proprio famoso. È quello che mangiamo noi, no? Questo Yume Pirika. Buono è questo, quello di Hokkaido. Yume Pirika si chiama. Caro, però buono. Questa non è la marca del riso, è proprio la specie di riso, la tipologia di chicco. Come noi abbiamo sì. Riso Roma, riso Nano, riso originale. Sì, sì. Loro hanno ovviamente altri tipi di nomi. Poi vedete questo riso di mochi. Ah, sì. Così, 10 kg, tanto. Questo sì, grande. Non l'ho mai visto così. Sì, perché il mochi si fa con il riso, sì, appunto. Sì, proprio con questo. So. Allora... Adesso compriamo qualcosa e usciamo, no? Ok, a dopo. Allora, abbiamo finito la spesa. Vedete? Alla fine abbiamo comprato questo daikon gigante. Costava pochissimo. Proprio sono felice e contento. Bellissimo. Poi qui c'è il supermercato e davanti c'è proprio il mercato ittico. Quindi quando venite a guardare il mercato, se avete tempo, anche andate a vedere questo supermercato. Così potete vedere la differenza tra quello supermercato normale e questo. Siamo divertiti molto molto molto, perché è quello che dove andiamo sempre non è così. Quindi abbiamo visto tante cose gigante, poi interessante. Poi se venite mattina presto sicuramente ci sarà più roba. Anche questo supermercato
passato abbiamo avuto il permesso per registrare il video dentro, quindi senza quello non lo fate. Se passate veloce 10 minuti anche finisce, quindi non perdete tanto tempo. Ok, chi è venuto già qui fatemi sapere se vi è piaciuto o no. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like ed iscrivetevi a questo canale. Anche seguitemi ai social net per favore. Grazie mille per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo video. Hona!